Buongiorno a tutti. Allora, volevo farvi una piccola anticipazione di ciò che vedrete. Sono tutte ricette light, tutte ricette fatte con pochissimo olio e pochissime calorie. La prossima volta avrò l'intenzione, nello specifico, di mettervi il totale delle calorie per ogni pasto che vi presenterò. Per questa volta purtroppo ho avuto una dimenticanza. E niente, sono tutte ricette super golose che comunque mi invento io da una parte perché mi serve variare l'alimentazione, altrimenti sarebbe alquanto monotona, e in maniera che tutto risulti più gustoso e la dieta meno antipatica. Spero che tutto ciò vi possa far piacere e possiate prendere anche spunto. Il video è molto breve perché questo mese ho ripetuto un po' più spesso le stesse ricette e poi contate che io mangio molta molta insalata, una volta accompagnata con per esempio la mozzarella senza lattosio o del petto di pollo facendo tipo la Caesar salad. Contate che io mangio tanto tanto insalata, perciò spesso e volentieri almeno un pasto al giorno è fatto appunto per l'appunto con l'insalata. Fate conto che io non mangio mai pasta, non mangio mai riso, perciò quel tipo di ricette purtroppo non le troverete qui nel mio canale per quanto riguarda le ricette light, ma troverete tante varianti di verdure e di secondi fatti per l'appunto in maniera dietetica ma molto stuzzicante. E nulla, vi lascio le immagini e nel frattempo vi commenterò che cosa ho mangiato, anzi soprattutto quasi tutte le ricette che vedrete messe in sottoforma di short sono quasi sempre video ricette che poi troverete nel mio canale. Avrete anche una playlist completa delle ricette di casa mia. Buon proseguimento! Ed eccoci qui, per esempio ho fatto i fusi di pollo cotti con il succo di limone e delle bietoline ripassate con un cucchiaio di olio e pomodorino fresco. Fate conto che questa qua è una cena per due, molto gustosa e semplicissima da fare veramente. Poi andiamo a vedere che vi mostrerò più spesso degli hamburger. Questo mese ho optato più per gli hamburger per un fatto di digestione, con il fatto che sono slivata e la carne ha un po' più di difficoltà a mandarla giù, mentre con gli hamburger è tutto facilitato, sono 50 grammi di pane, un hamburger di tacchino e zucchine ripassate in padella con tanta cipolla, gustosissime. Qua invece è un mix di verdure fatte in padella, pomodoro, melanzana, zucchina, potete mettere la carotina, potete mettere anche il finocchio se vi piace, tutte le verdure che vi piacciono le potete unire nella padella e insaporirle con un po' di sale, fatele un pochino ammorbidire ed abbrustolire, cioè nel senso appassire, poi solo all'ultimo aggiungete il sale. Qui per esempio un altro hamburger, sempre solo di tacchino. Quello di manzo lo mangio un po' meno spesso, forse una volta a settimana. Comunque con il riso basmati semplice cotto nell'acqua, un po' di verdure, in questo caso sono i broccoli, e appunto l'hamburger nella piastra senza un filo d'olio, tutto proprio naturale. Anche qui in questo caso è un hamburger misto pollo e tacchino con una mezza patata al vapore e carotina al vapore. In questo caso lo accompagnerò o con dei crackers di mais o mangerò una fetta biscottata. Qui per esempio broccoli, verza, broccoli romani, broccoletti,
Sono tutte cose che hanno veramente pochissime calorie, sia che le faccia dal vapore, lesse o in padella, e è un buon contorno. Qui ho rifatto anche per mio marito delle carotine e una patata solo, un po' più grande al vapore, e ho fatto le sovraccosce cotte insieme, sempre nella vaporiera, a cui aggiungerò solo un filo di sale. E se mi va un pochino di grassa, ma proprio appena appena appena. Qui sto facendo invece le striscette di petto di pollo allo zafferano, anche queste pochissime calorie perché dovete solo aggiungere un pochino di latte per mantecare. È quasi, cioè praticamente è senza olio, solo con il grasso del pollo e del latte. E niente, questa è qualche piccola idea delle mie ricette, di quello che mangio io quotidianamente, e vi aspetto a un nuovo appuntamento di cosa mangio in maniera dietetica.